Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato chiaro: le iniziative individuali non sono ammesse, le singole regioni si muoveranno all'unisono coordinate da Roma, ma in Calabria, regione nella quale non sono stati registrati casi, ci si prepara alla possibile emergenza in tema di coronavirus. Per questo il prefetto di Catanzaro ha convocato una riunione per fare il punto della situazione. All'incontro hanno preso parte i prefetti delle 5 province calabresi, i dirigenti del Dipartimento Tutela Salute della Regione e della Protezione Civile Regionale, i vertici dell'azienda ospedaliera di Catanzaro Cosenza e Reggio Calabria, i questori, i comandanti regionali e provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici dei Vigili del Fuoco, il direttore della Direzione Marittima Regionale, oltre che rappresentanti dell'Esercito e della Polizia di Frontiera. Tutti i tamponi che fino ad oggi sono stati eseguiti hanno dato risultati negativi. Questa ora, ad oggi. La seconda cosa importante che abbiamo rilevato è che la Regione ha istituito un numero verde che è 800-7676, in aggiunta all'1500 che i cittadini potranno comporre per avere notizie. Qual è l'elemento di novità davvero importante? Che a questo numero verde 800-7676 rispondono operatori sanitari, quindi persone già esperte che sono in grado di dare risposte e notizie certe ai cittadini. La Regione stessa, nel corso della riunione di oggi, ha confermato che aumenterà anche il numero di operatori sanitari che sono deputati a questa risposta. Un'altra situazione importante che è stata affrontata è la necessità ineludibile di far circolare le giuste e corrette informazioni tra i cittadini, perché troppe sono le fake news che vanno poi ad incidere sul panico delle persone. Ricordiamoci che la paura è un sentimento umano che va compreso, non va deriso, ma va anche governato, ed è compito delle istituzioni in questo caso garantire una giusta e corretta linearità e circolarità delle informazioni in modo da rendere un servizio quanto più sereno al territorio.